Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto, grazie a tutti per il supporto che ci state dando, che grazie a voi questo canale cresce giorno dopo giorno. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Per il momento questa terza giornata europea, che in questa terza giornata si giocano la Conference League e l'Europa League, è una giornata agrodolce perché abbiamo avuto due vittorie per il momento fondamentali per Atalanta e Roma, ancora sta giocando vincendo 4-0. Soprattutto l'altra notizia meno bella è la sconfitta interna, che ancora sta perdendo la Fiorentina 2-1 contro il Fenerbahce, squadra allenata da Stankovic. Che dire, una Fiorentina che mi aspettavo tanto tanto di più. La può anche recuperare questa partita, però non è possibile che in casa con questa squadra, non so neanche di dov'è, non riesce a vincere. Tanto a Villareal c'è un calcio di rigore, si è perso solo 5 minuti per decidere se è rigore oppure no. Ma questo è il VAR. Questo è il VAR. Ma prima di tutto partiamo dalla partita che si è giocata alle 7 fra Atalanta e Sporting Lisbona. Devo dire che è stata una bella partita, una partita dove la buona gioventù dell'Atalanta nel primo tempo ha quasi... No, è calcio di rigore, in questo momento hanno dato il calcio di rigore al Villarreal, no, al Rennes, scusate. In poche parole, questa partita finirà almeno con 20 minuti di recupero, perché si è perso 5 minuti prima per il VAR per non dare un rigore e ora ancora col VAR. Vediamo, vediamo, calcio di rigore, Reina contro l'attaccante del Rennes, vediamo, lo facciamo in diretta, questa è la bella della diretta, lo facciamo in diretta questo rigore. Incredibile, incredibile, rigore calciato da merda. Il rigore è stato calciato da merda. Reina lo para, poi sulla ribattuta l'attaccante lo colpisce di testa e sfiora il palo, sfiora il palo. Però stiamo parlando dell'Atalanta, la buona gioventù dell'Atalanta, il 19enne Scalvini, che grazie a una bella azione, signori miei, quando uno attacca. Noi abbiamo visto un'azione dove c'erano ben sette giocatori dell'Atalanta in area dello Sporting, sette giocatori, e chi va a segnare? Alla fine chi segna? Un difensore, perché Scalvini non è attaccante, non è un calcio d'angolo che tu mi dici sul calcio d'angolo colpo di testa, no, su un'azione ribattuta di piatto e realizza il gol dell'1-0. E questa è stata fortunata, invece il Liverpool va sul 2-0, è stato un po' fortunato. Scivola Salah e riesce a passare lo stesso il pallone al suo compagno. Ma questo vuol dire attaccare. Zappacosta la mette nel mezzo e Scalvini fa il 2-0. Poi Ruggeri a 2 minuti alla fine del primo tempo, un bellissimo gol da fuori area e realizza il gol del 2-0. Ma nel secondo tempo forse o si è abbassata troppo l'Atalanta oppure ha avuto un impeto di orgoglio lo Sporting, perché nel secondo tempo lo Sporting ha messo quasi alle corde l'Atalanta, e poi un calcio di rigore con un tocco di mano di Scalvini va proprio Goretzka e realizza il gol del 2-1. Per fortuna dell'Atalanta, che nell'assedio finale non porta niente, anzi nell'assedio finale c'era, è stato più volte più vicino all'Atalanta al 3-1 che lo Sporting sul 2-2. Cosa positiva, ritorna in campo Scamacca, che entra al 75esimo, però la cosa, no, entra Scamacca al 66esimo, però già Scamacca prende un cartellino giallo al 92esimo. Però mi piace, signori miei, entra con la grinta, con la foga, e lì un attaccante che sa che l'avversario può andare in porta, fa bene a fare fallo. E mi è piaciuto come è entrata l'Atalanta, come è entrato Zappacosta, mi è piaciuto. Tanto in pieno recupero, attenzione, attacca la Fiorentina, attacca, niente. Enzola, niente, perde l'occasione, vediamo in mezzo. Manca davvero 7 minuti di recupero, in questo momento ci sono 5 minuti di recupero. Attenzione, Artur, e sfiora il gol, proprio Artur, signori miei. Artur Melo, ve lo ricordate il giocatore che c'era la Juve tanto criticato? E ha sfiorato il gol, signori miei, ha sfiorato davvero di pochissimo. E se segnava Artur, chi teneva le Ladani? Se
Se segnava Artur, ditemi voi, chi teneva le Ladani? Dovevamo scappare tutti, dovevamo scappare tutti. Ai 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 ai. Poi andiamo alla Roma. La Roma che ha giocato, sinceramente, signori miei, ha giocato con un nessuno. Il Servette, io non so come è riuscito a fare i quarti, ad arrivare ai gironi di Europa League. Signori miei, il Servette, ditemi voi come è arrivato a giocare i gironi di Europa League, perché la squadra è scandalosa. Ora i romanisti esalteranno 4-0 con un gol di Lukaku e ancora una volta. E pareggio della Roma, pareggio no, della Fiorentina, scusate, pareggio a 3 minuti dalla fine. Chi ha segnato? Pareggio della Roma, della Fiorentina, ancora la Roma, sto parlando della Roma. Ha pareggiato la Roma, andiamo a vedere chi ha pareggiato, no, la Roma, ormai l'ho ripetuto 4 volte, la Roma è finita. Ha pareggiato la Fiorentina, ma completamente da nascondersi la difesa di questo Fenerbahce, completamente da nascondersi. Vediamo che ha segnato Iconè, con Nico Gonzalez la mette in mezzo di testa e Iconè colpisce 2-2, e ora c'è tutto il tempo per andarla a vincere. Ora c'è tutto il tempo di andarla a vincere e la Fiorentina sta attaccando per andare a vincere, perché è fondamentale vincere questa partita. Stavo parlando della Roma. La Roma vince 4-0, però non tanto per la Roma, perché per la Roma, signori miei, non c'è partita. Questo Servette, io non so che le mandano, mi fanno, con tutto il rispetto, queste coppe per cosa? Per mettere queste squadre, perché il signor Cefere deve prendere voti dalla Svizzera, perché io non, il Servette è una squadra inutile. Oggi il Servette, se non scendeva a Roma, risparmiava pure soldi della benzina, dei biglietti, tutto quello che volete voi. Lukaku al 21esimo porta in vantaggio la Roma, poi nel secondo tempo si scatena Pellegrini, no, esce Aurora ed entra Pellegrini, primo assist per Belotti e poi chiude sempre il discorso Pellegrini. Poi al 57esimo esce Pellegrini, non ho capito se si è infortunato oppure dopo che la partita era chiusa, dopo che era chiusa sul 3-0 decide di togliere Pellegrini per risparmiarlo. Però a quel punto non capisco perché metterlo in campo, perché nei primi 45 minuti non abbiamo mai visto il Servette mette in difficoltà la Roma. Poi ancora una volta, attenzione, e sfiora il gol Nico Gonzalez, signori miei, sfiora il gol Nico Gonzalez, ultimi minuti davvero di fuoco. La Fiorentina meriterebbe la vittoria, un 2-2 che va stretto, però si deve mangiare le mani, per gli errori fatti nel primo tempo. Vediamo l'arbitro, cartellino giallo per chi? Non ho capito, per l'italiano che si lamenta. Mi stavo dicendo, la Roma poi la chiude con Belotti, però per me questa è, se facevano l'amichevole fra Roma e Servette, infrasettimanale, forse la Roma faticava di più. Vediamo la classifica proprio della Roma, è Slavia Praga 6, Roma 6, Servette 0 e Sheriff 0. E soprattutto la prossima partita è proprio lo scontro fra le prime due della classe, Roma e Slavia Praga. E qua abbiamo, signori miei, due squadre che la Roma ha vinto 4-0, ma il Servette ha vinto 6-0 contro lo Schering, e la Roma invece, per vincere contro lo Schering, aveva faticato, e sarà una sfida decisiva per passare il turno. Nell'altro girone invece l'Atalanta a punteggio pieno 6, Sporting e Sturz Graz 3, e l'altra squadra, attenzione, niente, ancora attacca la Roma, attacca la Fiorentina, scusate, no, sembra calcio di gol, niente, mancano davvero 10 secondi, vediamo pallone in mezzo e niente, Nico Gonzalez, stavolta il pallone di Nico Gonzalez è più lontano,
Però signori miei, Nico Gonzalez va troppo stretta questa Fiorentina, va troppo stretta la Fiorentina. E a proposito, andiamo a Firenze, che è l'Union che ancora sta giocando, e stavamo dicendo, il rimpianto della Fiorentina è quello che ha sprecato un tempo. Il primo tempo l'ha regalato completamente, è finita 2-2 tra Fiorentina e Fenerbahce finisce 2-2. E il problema della Fiorentina è stato che ha regalato il primo tempo. Il primo tempo l'ha regalata alla squadra ospite, che è la squadra non di casa, quella che viene da Fenerbahce, la squadra allenata da Stankovic. Ed è un peccato, perché Varga li porta in vantaggio al 25esimo e lì non ha avuto la reazione di andare a prendere la partita. Dall'altra parte, nel secondo tempo, c'è stato prima fischiato un calcio di rigore per Fenerbahce e per fortuna della Fiorentina, che era in fuorigioco, poi un calcio d'angolo, si è lasciato completamente solo, riesce a colpire di testa, però a quel punto entra in scena la Fiorentina. Non lo so se è stato l'orgoglio, non so che cosa è stato. C'è stato il cambio Mandragola, Barak, Lopez, fuori Lopez e dentro Artur Melo, fuori Sottile dentro Canutè, e qui la partita è cambiata. Proprio Barak su cross di Paris realizza il gol dell'1-1 e nei minuti finali Iconè su assist di Gonzalez realizza il gol del 2-2. Il problema è un altro, poi c'è stato il gol annullato giustamente per fuori gioco di millimetri. Per fortuna quest'anno i geni della UEFA hanno deciso di mettere anche il VAR nella Conference League, che lo scorso anno non c'era. E andiamo a vedere proprio la classifica. In questo momento la classifica è fondamentale. Non avevamo detto, la Fiorentina passerà questo turno facilmente, però in questo momento è complicato. In questo momento per la Fiorentina si complica, perché c'è Fenerbahce 4, Genk 4, che ha vinto contro il Curica per 2-0, Fiorentina 2 e Curica 0. Per la fortuna della Fiorentina, che le prossime due partite saranno proprio col Curachiri, non so che squadra sia, non so che per quale ragione è lì, però per fortuna della Fiorentina, però lì deve vincere tutte e due partite. La Fiorentina quelle due partite le deve vincere, perché poi andrà ad affrontare sia il Genk che il Fenerbahce, e questo pareggio secondo me complica abbastanza i piani della Fiorentina. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!